Benvenuto a questo nuovo video, a questa nuova pillola. Parliamo ancora di margini di leva, è un argomento che piace tantissimo. Non lo so se piace perché così stuzzica la curiosità o perché, come credo, ci permette, nel momento in cui si maneggia il margine, si capisce come impiegare la leva, ci permette un'operatività, estremamente più efficace ed ottimizzata. L'importante è capire come guidare la macchina. Perché la leva è una cosa molto utile, però bisogna saperla capire, bisogna saperla maneggiare. Allora, andiamo a vedere oggi, un esempio, a mio giudizio, semplicissimo per capire in pochissime battute che significa, avere un conto margin che lavora in leva. Ci sono, diciamo così, all'interno della nostra bibliografia, ci sono, dei video che parlano di leva sotto altri. Sotto altre prospettive, per esempio attraverso il ROI e il ROE, che è un altro modo interessantissimo di capire come funziona la leva, però questa volta io lo voglio fare, facendo l'esempio più facile del mondo, parlando di, case. Vediamo un po', mi faccio aiutare come sempre dalle immagini e, voglio sostanzialmente trasformare la gestione di un conto margin con Interactive Broker nella operatività che avrebbe un investitore immobiliare nel caso in cui decidesse di comprare delle case. Allora, vediamo un po' come si comporta questo investitore. Facciamo un esempio e diciamo che costui possiede un capitale di investimento da dedicare a questo settore, a questo asset degli immobili, di 150.000 euro. Un investitore medio. Allora, diciamo che lui individua un immobile, l'immobile X, che costa 100.000 euro, però decide di non fare tutto l'investimento utilizzando il capitale in suo possesso, ma decide di farsi aiutare con un finanziamento dalla banca, la quale sarà ben contenta di fornirgli il 50% del valore dell'immobile. Quindi 100.000 euro li usa lui, 50.000 euro li prende in prestito della banca e quindi sostanzialmente se spende 50.000 euro, il suo capitale disponibile passa da 150 a 100. Che cosa è successo? Successo che il valore dell'investimento, il rapporto tra il valore dell'investimento e i soldi che ci mette lui è di esattamente 100.000 diviso 50.000. 100.000 diviso 50.000 fa 2. Questo investitore sta utilizzando una leva 1 a 2. Quindi ha comprato un immobile, l'immobile X, utilizzando una leva 1 a 2 e ha disponibili altri 100.000 euro sul conto. A questo punto il nostro volpone individua un altro immobile, l'immobile Y, che costa 150.000 euro, un immobile molto interessante e lui decide di farsi aiutare dalla banca, che lo conosce benissimo, quindi lui è un ottimo cliente, e la quale gli farà, diciamo così, un finanziamento di 100 su 150.000. Quindi lui sostanzialmente che fa? Passa da un capitale di 100.000 che possiede ad un capitale di 50.000. Gli rimangono sul conto 50.000 euro e lui che cosa ha fatto? Se noi andiamo a fare il rapporto in questo tipo di immobile, immobile Y, del valore dell'investimento diviso i soldi che ci mette lui, 150 diviso 50 fa 3. Qual è la leva che sta utilizzando per questo investimento? 1 a 3. Quindi gli sono rimasti 50.000 euro sul conto. Ma lui, che lavora con un profilo di investitore piuttosto aggressivo, vede un terzo immobile, quindi vede una casa Z che costa 100.000 euro. Però questa volta decide di farsela quasi finanziare interamente. Quindi ci mette 10.000 euro lui e si fa prestare 90.000 euro dalla banca che glieli dà. Quindi gli fa tranquillamente un mutuo e lui passa in questo modo da un conto dove c'erano 50.000 euro, gli toglie i 10.000 che ci mette lui e quindi gli rimangono 40.000 euro sul conto. Ovviamente, se facciamo il rapporto tra il valore dell'investimento e i soldi che ci mette lui, 100.000 diviso 10.000, sta utilizzando una leva 1 a 10. Allora, questo primo paragone, a mio giudizio, è molto interessante per capire una cosa fondamentale, e cioè che non è detto che noi utilizzeremo la stessa leva per qualsiasi tipo di investimento. Perché
Non è detto che se compriamo Microsoft o se compriamo GameStop, che è un titolo che nei mesi scorsi ha fatto tanto parlare di sé, riceveremo dal broker la medesima leva. Quindi questo è il primo aspetto fondamentale che ci deve in qualche modo focalizzare sull'importanza di andare a verificare a priori qual è il margine che ci verrà richiesto per effettuare un certo tipo di investimento. Dopodiché è molto interessante rendersi conto che dobbiamo cominciare a maneggiare alcune variabili del nostro conto. Per esempio, in questo caso, quindi rimanendo, no, nell'esempio, nel mondo di questo esempio, l'investitore che cosa possiede? Possiede 3 immobili il cui valore di mercato è pari alla somma dei 3 acquisti, no? Quindi 100 più 150 più 100, lui sta maneggiando, cioè, 350.000 euro di immobili. Però ha impiegato per questo acquisto un margine di 110.000, cioè 50.000 per il primo acquisto, 50.000 per il secondo e 10.000 per il terzo. Quindi, a fronte di 350.000 euro di valore di mercato, lui ha un margine impegnato di 110.000 e ha un capitale disponibile di 40.000, no? Che partiva da 150, gli ha tolto 50, gli ha tolto 50, gli ha tolto 10, è rimasto con 40.000 euro di capitale libero disponibile. Questo è un classico esempio nel quale vediamo come se io comprassi 100 pezzi di Microsoft, il cui valore al momento in cui ho registrato questa slide era di 25.000 e rotti dollari, ma Interactive Broker mi chiede un margine di 3.400 euro, che se lo moltiplichiamo per 1,22 il valore del cambio quando ho fatto questa slide, fa circa 4.148 dollari. Che significa? Significa che Interactive Broker ci sta chiedendo, per negoziare questo strumento, un margine tale per cui ci sta offrendo una leva 1:7. Ma se viceversa io comprassi 100 azioni di Moderna, che va tanto di moda in questo momento, e bene ha fatto chi se l'è messa in portafogli qualche tempo fa, che ha un prezzo più basso di Microsoft, quindi 100 pezzi invece di 25.000 costano 20.000 e rotti, io qui ho un margine richiesto di 16.900 euro. Se li moltiplico per 1,22 fa praticamente l'intero valore dell'investimento. Quindi qual è la leva offerta per questo titolo? Nessuna leva. Cioè, quindi sto lavorando uno a uno. È come se comprassi una casa da 100.000 e ci mettessi tutti i soldi. Quindi capisci bene quanto sia importante verificare i margini che ci vengono richiesti prima di mettersi in portafoglio uno strumento. Perché? Perché poi dovremo appunto maneggiare con cura le variabili. E differentemente dal mondo degli immobili, dell'esempio che abbiamo fatto, in un conto di trading chiaramente dobbiamo gestire il margine, come ho detto un istante fa, perché ciascuno strumento ha il proprio e quindi la propria leva, ma ovviamente dovremo gestire anche il profit e loss che dinamicamente si sviluppa durante il tempo nel quale noi abbiamo quegli strumenti in portafoglio. E quindi per questo motivo in un prossimo video ti farò vedere come maneggiare con attenzione, parsimonia e concentrazione i parametri e le variabili principali attraverso le quali tu devi leggere il funzionamento del conto. Ti aspetto nella prossima pillola. Ciao!